Sto giocando a Squid Game. Quindi è vero che mi hai scambiato con dei calamari. È incredibile. Hulk, calmati, sono solo occupato. Ok, ho capito. Continua a giocare coi tuoi calamari. Accidenti, deve essere bello Squid Game. Ah. Presto, muovetevi. Sei sordo, muoviti. Sto arrivando. Ehi, ragazze. Ciao. Hulk, io sto vincendo, tu stai perdendo. Non esserne sicuro, mi sto solo scaldando. Camille, posso parlarti? Mandy, non adesso, sono occupato. Va bene, aspetterò. Allora Camille, penso che la nuova ragazza si sia innamorata di te. Sì Hulk, lo vedo anch'io. Ebbene Camille, uscirai con due ragazze contemporaneamente, Milana e Mandy. Hulk, cosa? Mi piace Milana e con Mandy posso essere solo amico. Come sarebbe Camille? Se mi trovassi in una situazione del genere uscirei immediatamente con tutte e due. Diana e la piccola Angie. Smetti di sognare, 3-0. Kima, vai a dirgli di fermarsi, ora tocca a noi. Perché io? Vai tu a dirglielo, sei così figo. Pensi che mi tiri indietro? Vado a dirglielo. Quindi 3-1. Ok, il vostro tempo è scaduto, è il nostro turno. Non ho capito, Bombo. Sei impazzito? Vuoi rotolare tu come un pallone da calcio? Andiamo, Hulk, lascia perdere. Non vincerai comunque. Inoltre, ora che io vado a lezione, lasciali giocare. Dimentica la lezione, giochiamo. Devo batterti. Ragazzi, è ingiusto. Aspettiamo il nostro turno da 40 minuti. Te l'ho detto. Nessuno giocherà finché non avrò battuto Camille. Bene, allora nessuno giocherà. Abol, cosa stai facendo? Puoi soffocare. Perdenti, siete nei guai. Dammi la palla. Ho detto sputala. Ok, Bubble, sei fregato. Non toccare Bubble. Mi darai quella palla, stupido perdente. Bubble, dagli quella palla. Non voglio giocare a calcetto. Ok, l'ho ingoiata. Nessuno giocherà a calcio adesso. Non c'è modo. Camille, possiamo parlare o no? Va bene, Mandy. Andiamo a parlare. Camille, finalmente possiamo parlare insieme. Mandy, cerchiamo di mantenere le distanze. Perché ho una ragazza e non voglio avere problemi con lei. Questo è ciò di cui ti volevo parlare. Spero che tu non abbia avuto problemi con Milana dopo che ti ho abbracciato. Nessun problema. Ma se lo fai un'altra volta e Milana lo scopre, avrai tu dei problemi. Ok, perdenti. Dovete comprare una nuova palla. Bubble, hai davvero ingoiato la palla? Kima, sei stupido come Hulk? Ecco qui, andiamo a giocare. Milana è davvero fortunata ad avere un ragazzo come te. Camille, puoi immaginarlo? Bubble ha davvero ingoiato la palla. Non possiamo giocare adesso. Cosa facciamo? Bene, Mandy. Ne parleremo più tardi. Devo andare. Andiamo, Hulk. Puzzle, spero che non perdonerai il nuovo per quello che ha scritto di te sui muri del bagno. Sì, deve avere ciò che si merita. Hai dimenticato? È il nipote del Prof. Max. Se lo tocco, saremo immediatamente espulsi dal campus. E se facessimo il contrario? Faremo amicizia con il nuovo. Diventerà il nostro amico e ci coprirà col Prof. Max. È suo nipote. È una bella idea. Andiamo a cercarlo. Andiamo. Maledizione, di nuovo fuori. Non so come superare questa bambola. Semplicemente non capisco. Dovrei trovare qualcuno dietro e passare attraverso. Grazie. Camille, sai cos'ho? Cosa? Guarda, è una nuova palla per il calcio balilla. Andiamo, sono pronto per giocare. No, Hulk, sono occupato. Sto giocando a Squid Game. Ancora coi calamari. Ho cercato questa palla per tutto il campus. Andiamo a giocare. Hulk, perché non capisci che sono occupato? Non posso venire a giocare a calcetto con te. Hulk, lascialo in pace, non vedi? Sta solo giocando a Squid Game. È il nuovo arrivato. Cosa stai blaterando? Nessuno ti ha chiesto niente. Quindi è vero che mi hai scambiato con dei calamari. È incredibile. Hulk, calmati, sono solo occupato.
Ok, ho capito. Continua a giocare coi tuoi calamari. Sì, ho superato la bambola. Accidenti, deve essere bello Squid Game. Attento. Attento tu. Togliti gli occhiali da sole. Maledizione, ho perso di nuovo. Oh, nuovo arrivato. Che succede? Cosa fai? Oh, stai giocando a Squid Game. Oh, bel gioco. Anche a noi piace giocarci. Giusto, ragazzi? Sì. Bene, andiamo al campo stasera a giocare a basket. Non gioco a basket. Usciamo con le ragazze stasera. Ho una ragazza. Ascolta, ragazzo nuovo, vogliamo giocare a Squid Game nel campus con i ragazzi. Vuoi unirti alla nostra banda? Sarà difficile per te. Ci penserò. Pensa veloce, non abbiamo molto tempo. Il gioco inizierà presto. Ti ho detto che ci penserò. Non mettermi fretta. Cavolo, hai dei capelli fantastici. Forse dovrei copiarli. È una bella idea. Lo farò anch'io. E io. Bene, ragazzi, andiamo. Lasciamo Nice a pensare. Pensa, pensa. Amina, ho dimenticato lucidalabbra. Mi presti il tuo? Certo, Steph. Qualsiasi cosa per la mia amica. Ecco. Grazie, Amina. Sei una vera amica. Prego. Allora, Steph, ti mandi uscire insieme? Bubble, non hai soldi per un appuntamento. Steph, i soldi non sono un problema per me. Attento, Bubble. Dovevi comprare più di un gelato. Steph, volevo portarti al cinema e poi al ristorante. E se avremo tempo ti comprerò una borsa. Bubble, quale borsa? Me ne devi 100 dalla settimana scorsa. Quando me le restituirai? Kiba, puoi mai stare zitto? Non vedi che sto parlando con Steph? Allora, Steph, andiamo. Restituisci i soldi a Kiba e poi chiedi a Steph di uscire. Sì, ragazzo ricco. Che razza di amico. Scambiarmi con dei calamari. Prendi, mi stai perseguitando. Ok, lo dirò e basta. Ho bisogno che tu esca con me. Andy, ne abbiamo già parlato. Ti ho detto che è una ragazza. Voglio stare con lei e non voglio fare niente con te. Devo fare in modo che tutto il campus parli di me. E se non lo farai, uscirò subito e dirò a tutti che tu ed io ci siamo baciati in bagno. Hai pensato cosa dirà Milana riguardo? Non mi interessa cosa dirà Milana. Ho bisogno che tutti parlino di me. Allora, ci stai? Va bene, verrò un appuntamento con te. Ma non ci saranno baci. Affare fatto. Che video ho fatto. Devo mostrarlo da Mina e Steph. Ragazze, non crederete a quello che ho appena visto. Cos'hai visto? Penso che Camila andrà con la nuova ragazza. Hanno un appuntamento stasera. Cosa? Ma non è possibile! Guarda. Oh mio Dio! Perdenti, che fate? Levatevi di torno. Stavamo solo guardando l'ora. È l'ora di andare. Accidenti, quello nuovo è un duro. Non è un duro, si sta solo mettendo in mostra. Non preoccupatevi, ragazzi. Lo abbiamo quasi convinto. Manca poco e diventerà nostro amico. E il Prof Max sarà sotto di noi. D'accordo. Ok, sono pronta per l'appuntamento. Tu sei pronto? Pronto, andiamo. Stop! Cosa succede? Sono miei amici e verranno con noi. Camille, non va bene. Non era il nostro accordo. Come non era il nostro accordo? Volevi che tutti sapessero del nostro appuntamento. Quindi proprio come hai chiesto. Ok, andiamo, altrimenti faremo tardi al cinema. Mentre andiamo al cinema, mettete mi piace e iscrivetevi al nostro canale. E rimanete sintonizzati per i nuovi episodi. E ciao! Fantastico, Bubble, usciamo insieme. Oh,
Oh,